A pochi giorni dal Capodanno lunare, che quest'anno cade il 22 gennaio, la Cina fa un passo indietro rispetto alla politica di tolleranza zero nei confronti del Covid-19. Pechino infatti ha deciso di revocare le misure di quarantena per i viaggiatori che entrano nel paese e di riaprire il confine con Hong Kong. È la prima volta da marzo 2020. Dopo 3 anni di restrizioni, ora chi arriva in Cina dall'estero non dovrà più restare chiuso per una settimana in un Covid hotel. Una decisione che arriva proprio mentre il paese affronta un aumento senza precedenti di casi di coronavirus. Il monitoraggio indipendente della Fondazione Gimbe rileva nella settimana dal 30 dicembre 2022 al 5 gennaio 2023 rispetto alla precedente un aumento dell'11,4% di nuovi casi di Covid-19 e del 9,8% di decessi. Sul fronte dei nuovi casi settimanali, dichiara il presidente della Fondazione Gimbe, Nino Cartabellotta, si è passati dai 122.000 della settimana precedente ai 135.000 di questa, con una media mobile a 7 giorni di oltre 19.000 casi al giorno. I nuovi casi crescono in 14 regioni, dal più 1,4% del Veneto al più 44,4% della Puglia. Sono 7 le regioni che registrano invece un calo, dal meno 0,4% del Piemonte al meno 45% della Valle d'Aosta. Abbiamo poche cure per contrastare efficacemente il tumore del pancreas. Molti pongono tante aspettative nella chirurgia, che invece ha un ruolo del tutto marginale in questa malattia. Oggi come oggi la cura è sostanzialmente chemioterapica. Purtroppo le terapie a bersaglio non hanno dato particolari soddisfazioni. I chemioterapici sono molto pochi, l'immunoterapia non funziona, è una patologia orfana di molti farmaci. A dirlo all'agenzia DIRE Michele Reni, professore associato di oncologia dell'Università Vita e Salute e coordinatore dell'area oncologica IRCCS San Raffaele di Milano, commentando la recente morte di Gianluca Vialli, al quale fu diagnosticato un tumore del pancreas nel 2017. Non possono essere equiparati un corso di 11 mesi in neonatologia frequentato all'estero e la specializzazione in pediatria acquisita in Italia al termine della scuola di 4 anni. A ribadirlo è il TAR del Lazio, che ha respinto il ricorso di una dottoressa russa, riconoscendo il corretto operato del Ministero della Salute, che le aveva negato il riconoscimento del titolo. Una decisione che appare scontata, commenta il presidente della FNOMCEO, Filippo Anelli, ma che assume un significato particolare in un momento come questo, nel quale le regioni impiegano colleghi stranieri saltando il fondamentale passaggio del riconoscimento dei titoli operato dal Ministero della Salute. Il tour de force enogastronomico delle feste, secondo quanto stima la Coldiretti, ha portato aumenti di peso fino a 2 kg per effetto del consumo di circa 15.000-20.000 kcal. Con l'inizio del nuovo anno, la dieta diventa dunque un obiettivo prioritario per il 40% degli italiani. In questa stagione, spiega Coldiretti, tra la frutta da non dimenticare ci sono arance, mele, pere e kiwi, mentre verdure particolarmente indicate sono spinaci, cicoria, radicchio, zucche e zucchine, insalata, finocchi e carote. Tutte le insalate e le verdure vanno condite con olio d'oliva ricco di tocoferolo, un antiossidante che combatte l'invecchiamento dell'organismo e favorisce l'eliminazione delle scorie metaboliche, e abbondante succo di limone, che purifica l'organismo dalle tossine, fluidifica e pulisce il sangue, è un ottimo astringente e cura l'iperacidità gastrica.